Berlusconi questo comunicato, per ragione mediatica ci deve essere. Sicuramente. Allora Gianluca, hai beccato una vecchia conoscenza del nostro calcio, si chiama Osman Oddi e lo hai intervistato e comunque c'è una relazione, e qui non sto parlando di gossip, tra lui e Ibrahimovic. Però... Ma queste sono le impronte di Ibrahimovic o sono le impronte di Osmanowski? Sono di Ibrahimovic sicuramente, così grandi non ce l'ho i piedi. Però Osmanowski era l'idolo di Ibrahimovic, è vero? Volta sì, perché lui è più giovane di me e comunque ha visto me giocare in Malmö. Questo è il campo dove lui giocava e ha fatto creare per i tanti ragazzi che in questo quartiere, che non è uno dei quartieri migliori, diciamo così, no, di Malmo, possono provare a sognare essere magari noi. Ibrahimovic, ci potrà essere ancora un giocatore così qui? Penso che ha fatto una bella cosa, che questa è una zona che ci sono tanti anche che vengono da fuori. Questo è un segno di tutti possono diventare un grande come di te, con la maglia del Bari, con la maglia del Torino, quanto ti è rimasta l'Italia nel cuore? Sì, tanto, io in Italia quando c'è possibilità. Cosa ti è rimasto di più, qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza italiana? Sicuramente il tempo quando ero in Bari è rimasto più grosso. Cosa ha Zlatan per chiudere di tanto speciale? Zlatan è un genio in calcio, può diventare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, è quello che ha una grande voglia di essere un grande. Osmanowski, Gianluca, ci invitano su Twitter a fare un pensierino, ad acquistare insieme, e quindi insomma li metteremo dei gossip di qualsiasi tipo, la villa di anche con Paolo e con Paolo.